Le prime notizie confortanti sono arrivate nei giorni scorsi grazie ai dati del borsino immobiliare, dai quali emerge, dopo anni di crisi, un aumento delle compravendite. Che per il mercato del mattone lariano la ripresa sia iniziata, lo attestano anche le statistiche diffuse dal portale casa.it, dalle quali si evidenzia che il trend di crescita appare confermato nei primi due mesi del 2016. Nel mercato residenziale lombardo si è avuto un aumento della domanda di abitazioni del 2,7%, le città più dinamiche sono Milano, più 4,3% e Como più 3,9%. A febbraio il prezzo medio di vendita a Milano si attesta sui 3.900 euro al metro quadro, 2.950 a Como. Queste le due realtà più care, mentre Mantova 1.350 euro al metro quadro e Cremona 1.450 sono le più economiche. Sul fronte dei prezzi degli immobili residenziali in offerta sul mercato in Lombardia, l'inizio dell'anno ha fatto registrare a livello regionale una contrazione del 2,6%, prezzi in calo in quasi tutte le principali città, con Pavia meno 7,6% e Cremona meno 5,3% in testa alla classifica, calo meno accentuato, meno 0,8% a Como. Per quanto riguarda infine il budget medio a disposizione, a Como si aggira intorno ai 236.000 euro.